Siamo con il vice sindaco di Sassello, Tommaso Pronsati. Stanno preparando tutto da questa sera per la famosissima Paccia Saslina e gli chiediamo cosa vuol dire ai suoi cittadini ed elettori e anche quelli che non l'hanno eletto. Grazie Giampaolo. È una giornata di festa, una giornata dove Sassello cerca di mostrare, come spesso fa, il meglio di sé. Io è quasi l'ora dei ringraziamenti perché abbiamo fatto tanto lavoro tra ieri e oggi. Ringrazio tutti quelli che hanno fortemente voluto questa festa, l'amministrazione comunale, Arianna, Valerio, Riccardo e tutte le associazioni che si occupano poi di questa festa, che hanno partecipato con entusiasmo. E devo togliermi qualche sassolino. Ringrazio anche quelli che non l'hanno voluta questa festa, che hanno tentato in ogni modo di boicottarla. Hanno fatto crescere in noi un profondo sentimento di essere nel giusto. Quindi noi sappiamo di avere la ragione, andiamo avanti e cerchiamo di fare un grande risultato per questo nostro bel paese che è Sassello. Sassello oggi accoglierà tantissima gente, lo vedrete, vedrai Giampaolo, verrà tantissima gente e saprà mostrare il volto migliore di Sassello. Ma dalle tue parole trapela un certo malcontento verso qualcuno, evidentemente. No, non si può fare nomi e cognomi. Non è questione di nomi e cognomi, è questione che il paese deve andare avanti. Il mondo corre veloce, Sassello ha bisogno di crescere. Io ho un impegno che lo sento gravoso nei confronti dei cittadini sassellesi di portare questo paese, lavorare per questo paese e portarlo avanti. Ci sono forze retrograde che cercano di boicottare, di non far sviluppare questo paese e a queste forze noi ci opponiamo con forza. Perché Sassello non merita questo. Sassello è della gente di Sassello, della gente che vuole bene a Sassello. Tutto qui, Giampaolo. È un giorno di festa, credimi. Vedrai che la gente oggi saprà divertirsi. Arriverà gente dai paesi costieri, dai paesi limitrofi. Oggi Sassello mostrerà il suo volto migliore. Credimi, sarà così. Ma quindi non capisco. Cioè io vorrei capire un po' di più e anche i lettori. Io penso che ci sarà... Cioè, il tempo di capire verrà. Non è questo, oggi è un giorno dove tanta gente è coinvolta in organizzazione. Quindi oggi lanciamo la pietra! No, non è questione di nascondere, io non temo nessuno, siamo molto tranquilli. Oggi è il giorno della festa, dove persone hanno lavorato da gennaio, ricordo le prime riunioni in 50 persone in comune per organizzare questo evento, cercando di fare tutte le cose nel minimo dettaglio a posto, quindi rispettando ovviamente le norme, perché non siamo persone stolte, sappiamo cosa stiamo facendo. Oggi è il giorno della festa, oggi è il giorno che bisogna ringraziare chi si è dato da fare, credimi, sono tanti, da tutte le associazioni delle chiesette, tutte le associazioni culturali, tutti quelli che sono stati coinvolti, oggi si ringrazia, però è il tempo delle parole. Quindi scopriremo presto qualcosa. Ma certo, perché poi le cose non si possono tenere nascoste, vengono fuori da sole. Grazie di questa intervista, Giampaolo. Prego, allora vivremo ancora qualche giorno, speriamo pochi, prima di scoprire queste... Facciamo divertire la gente e portiamo gente a Sassello. Ma la facciamo divertire anche. E miglioriamo Sassello. Spiegando certe polemiche. Ma no, oggi sono solo polemiche sterili. Vediamo. La gente deve capire, le cose vanno spiegate in un certo modo. Non è questo il momento. Grazie. Va bene, va bene. Grazie a voi di quello che fa.